Qué hermosa peca tienes. No, ma poi i miei sono tatuati, bitch, you know what I mean. Qua cosa c'è? Amore, tu sei solo mio, la mia cavalla. Ma di cosa stiamo parlando? Poi prensili, aspetta. Piedi prensili. Anyway, come avrete notato, anche se la gente magari ogni tanto ci prova come si dice, a provocarmi, io non me ne frega un cazzo, sto così bene io, sto così bene, ragazzi. Ragazzi, voglio raccontarvi una cosa. Praticamente devo ammettere che sono una persona che comunque la gente mi scrive, e famosi soprattutto, e io non ho mai voluto uscire, grazie al cielo, con i famosi, perché non mi interessa, perché cercano solo gossip. Tengo che contarle il sogno más creepy che esiste stanotte in mia vita. Praticamente sogni che Joel e Randy mi querían matar. E quando me, o sea, me stavano perseguendo, e quando mi incontrarono, alla fine non era Joel e Randy, però era Arcángel. E non... Fuck. E nada, al final, quando mi incontrò per matarmi, pues non mi quería matar. Che bien, mi alegro mucho. Esto pasa quando escuchas 25 horas en 24 reggaeton, solo reggaeton. Ragazzi, per la felicità di tutti i fetish, parliamo di quanto sono belli i miei piedi. Cioè, quanto, ditemelo, con i calzettini tutti colorati. E niente, mi fa molto ridere perché io penso di essere l'unica persona al mondo che non gliene frega niente di uscire con una persona famosa. Anzi, io voglio sfogliare foto di cavalli della mattina, cioè, no, non me ne frega niente. E queste persone magari sono anche fidanzate e tutto, e poi dopo mi scrivono ma non mi seguono. Oppure tipo, vabbè, le ragazze in realtà a me non me ne frega niente, cioè, sti cazzi, però tipo si vestono uguale a me, tutto quanto. E poi dopo non mi seguono pure, chi è la Trambolini? Ma non lo so, non la conosco. E io fa che ne chiede, mi piace, io non la mia...